vita per niente la dare. Il 3, Mimmo, la Calabria. Oh, il cuore malato e so che guarire. Chi hai chiamato? Mimmo, oddio, Mimmo, la botta! Non ci si può distrarre un attimo. La Puglia ha il nome di mia figlia e penso che possa portarmi fortuna. La piccola Giorgia, chiediamo aiuto alla bella Giorgia. Pure lei cercherebbe una storia come la tua, vedi? Lei, uomo definitivo, cerca. Se lei vuole. Io glielo spero. Devi andare a Sant'Angelo Limosano, fate una passeggiata avanti tutta la cosa, l'ambulante, la sagra, poi la madre ti indica, guarda un po' quello, e così, e a posto, e poi 17 anni di grande felicità. Adesso tu ci dai una mano oppure no? Cambio obbligato. Grazie Giorgia. In questo momento vuol di tutto e vuol di niente. Dai. Allora, dobbiamo cambiare, sì, quindi in questo momento non è una scelta tua, ma dobbiamo fare del nostro meglio. Numero 15, Nicola, la Lombardia. Come mai hai preso proprio il numero del genero che tutte vorrebbero? Perché è il mio giorno di nascita. Tu sei nata il 15? Buonasera Nicola. Buonasera. Le lascio l'uno, maestro barbiere del mio cuore, grazie, e vado a dare il 15 alla bella, fuori di testa in realtà, la nostra bella Lorella. Abbiamo già chiamato tre pacchi notaio oppure no? Siamo? Ne abbiamo chiamato uno solo, con la matta, abbiamo cambiato. Adesso dobbiamo ripartire. Com'è bello lo primo amore! Siamo il numero uno, a Lombardia. Calma. Al balcone mio c'è solo il rosa. Nicola, è stato lì. Questo era il tuo pacco d'inizio. Quante bella copretta ancora, lo secondo è più bella ancora. Chiamo. Chiudiamo questa non felice tripletta, proviamo a trovare un centesimo, 20 centesimi, il bavaglino, tu che sei mamma a tutto tondo. Quanto c'è il piccoletto? 3. Tre anni, roba del bavaglino. Numero 5, il bello. 5, Antonio, Tex Wheeler. Antoine, mi raccomando. Ci aiuta Antoine, Antonio, Favaron. Bavaglino, se l'ha detto bavaglino. Alle volte mi si accende la magia. La cara Siello. Dottoressa, allora, prima di far tornare il sorriso sulle labbra di questa donna, lo faccio venire sulle sue labbra, il sorriso. Allora, c'è Luca da Torino che si chiede, Flavio, ma la dottoressa si chiama Cattiva di nome? E guardi come ci ritrae nel pieno della lotta. Ah, caro Luca, la dottoressa ti ringrazia e ti dice che è molto più muscolosa di così. Lei ha molti più bicipiti. Dottoressa, che dieta sta facendo? Ho ancora due capolavori. Allora, perché Edo da Roma mi ritrae come Pedro Almodovar. Guardi qua. E dice, mi fai ridere? Mi dice? È dentro. Mi fai ridere, mi dice? Indovino sempre i soldi che ci sono nei pacchi. E la dottoressa dice, statene a casa Edo, non venire a giocare se è così. Ma alla dottoressa Edo dice, dottoressa, sei cattiva, cioè, sei cattiva, capito dottoressa? Ma è il bene che vince, è il male che perde. Ma, aspetti, dottoressa, mi rifà Beautiful, per favore. Noi abbiamo creduto, grazie ai bambini, in queste settimane, in questi mesi, che la dottoressa si convolasse a giuste nozze. Colpo di scena, arriva il meraviglioso disegno di Federica e guardi la svolta sentimentale nella Beautiful di Affari Tuoi. Il signor Pacco sposa la dottoressa. Aspetti! No, ma aspetti! Il signor Pacco sposa la dottoressa. La dottoressa sposa il signor Pacco, giustamente. Pachito fa da testimone e viene anche adottato come figlio. Flavio fa il prete, cioè sono io che vi sposo. Don Flavio! No, certo. Praticamente distrutto dalla notizia che si sposa il signor Pacco con la dottoressa, vado in convento come Ofelia in Amleto. Va in convento, va, va, va in convento, va, va,
Grazie. Beh, devo ringraziare Federica ancora per questo capolavoro sentimentale. Come ci fa divertire un po'? Come fa tornare il sorriso sulle labbra della Carosiello? Sorpresa video per la signora Carosiello. Ci sarà Carosiello? Ciao cara, mi raccomando, segui il tuo istinto, perché come sai bene, non ti ha mai tradito. Ti mando un bacio, un abbraccio e un grande in bocca al lupo. Ah, non è finita qui. Ci sono due persone che sono tutta la nostra vita che ti vogliono salutare. Vai, salutate! Ciao! In bocca al lupo, mamma! In bocca al lupo! In bocca al lupo! Upa. Oh, comunque io me l'ero sempre immaginato più basso Don Bachi, invece è altissimo. Si è sposata con Don... no, è Gagliardo! Ha visto che tipo, ma un po' Silvestre Stallone, un po' Don Bachi con gli occhiali scuri. Famiglia bellissima. Dica, cosa ha scoperto della famiglia bellissima? Allora, tuo papà è socio di una compagnia di trasporti, sì. Giusto? Papà è socio di una compagnia di trasporti. La nostra Carosiello lavora in un autonoleggio. Sì. Il marito è autista della ditta di trasporti tutti che trasportano. E la dottoressa dice: è una famiglia che si ama con grande trasporto. Beh, peli dritti, ma via la pelle d'ocra. È bella, sì. Bella tra tutti vi amate in giro per l'Italia, l'Italia sui mezzi. Oh, ci deve spiegare dopo la nostra bella fuori di testa Lorella come fa a convincere le persone che entrano nell'autonoleggio che sono titubanti e gli rifila la macchina. No, della macchina, sì, va bene. Magari riesce a convincere pure lei a fare un'offerta un po' più dignitosa, un po' più alta, ci potrei un po' provare. Più cospicua. Sì. Allora, chissà se la dottoressa si avventa sulla belva ferita che sei tu, come dicono a Roma, dice quando stai messo male, pure lo stracciarolo te mozzica, però, o forse no, pure la pecora si avventa sul lupo ferito. E la dottoressa chiosa dicendo, non può risistemare la partita per intero la bella Lorella, ma volendo, cambiando di nuovo, hai visto mai? Pensaci bene. Cambio. La signora grida brava. Vediamo, lo scopriremo solo vivendo. E questo siamo sicuri che l'ha scritto Mogol, lo cantava Lucio Battisti. Cambio con il numero 13, Giorgio. Perché? Why? Sempre perché è Giorgio, il nome è Giorgio, anche se l'opzione legata a Giorgio, che anche il nome di tua figlia non sì, ci ha portato benissimo. Per quello, ma pure perché in Italia il numero 13 si dice che porta bene. Il numero 13 si porta bene, il 17 c'è 500.000 euro, stasera la tua partita è veramente fuori di testa, un po' come te. Però, proviamo. 15 alla bella Giorgia. Vi ricordiamo, appello anche per lei, cerca l'uomo definitivo, amici di Ripa Limosani o anche del resto d'Italia. Se pensate di essere l'uomo definitivo per Giorgia, fatevi avanti. Allora, Giorgio, il Lazio, il 2. Buonasera, l'architetto ballerino di Albano Laziale. Buonasera, elegantissimo, come sempre, Giorgio. Pure la X da salutare, ecco qui. La X da salutare. Vabbè, magra soddisfazione, però lasciamo per strada solo 150 euro. Forza! Dopo Piera, Piemonte, vai nonna Piera! Buonasera nonna Piera, la nonna di Titti e Silvestro, la nonna dei pacchi, gli affari tuoi. 20 centesimi alla buon'ora, grazie Piera! Grazie Piera! Pensaci bene, con calma.
dici la Puglia, Giorgia. Buonasera Giorgia, quello era il tuo pacco. E abbiamo lasciato per strada anche i 10.000 euro. Quelli erano nel tuo numero 15. Siamo transitati dai 50.000 del numero 1, poi 10.000. Adesso siamo col numero 13. Abbiamo chiamato altre tre volte. Io prima di tornare dalla dottoressa, non è un appello, non è un lancio, tutt'altro. È proprio però riferito a tutti i lanci che in questo periodo, gli appelli di solidarietà che ho fatto, abbiamo fatto noi qui da Affari Tuoi, per tantissime campagne umanitarie. Vi abbiamo chiesto una mano, voi ci avete dato la mano, il braccio, il gomito, il corpo, la testa. Per farla breve, abbiamo raccolto più di 800.000 euro. Io non so come dirvi grazie. Con tutto il cuore, sicuramente. Dottoressa, dottoressa, allora, partita difficilissima. Dica. Sì, certo, la donna dell'autonoleggio, ha visto mai che poi un trucco di questi lo usa pure con lei? Com'è il trucco, a parte i tuoi occhi, il tuo sguardo fulminante, come lo si convince, uno titubante, una signora incerta, uno incerto, a noleggiare la macchina? Non parlando di del noleggio di auto. Cioè, che gli dici? Mi hai detto prima, durante la pubblicità, mi hai detto ci vogliono circa 45 minuti. Sì, nel momento in cui si viene a noleggiare bisogna spiegargli un po' tutte le regole. Una volta che gli hai spiegato un po' le regole, il prezzo glielo dici un po'. A mezza bocca. Bravo. Poi si comincia ad avere un colloquio, che si fa, la vita. Caffè no, mai. Perché a differenza, sono stata a fare qualche giorno negli aeroporti, che la gente va ed è certo, di fretta. Certo. A differenza di quello, da me la gente viene anche a volte per chiacchierare, 5-10 minuti, un quarto d'ora, in modo tale che tu li convinci chiacchierando del più e del meno e poi tratac. Allora la prende la macchina? E se dice no? È difficile. È difficile. È difficile che dica no. È difficile che dica no. Il trucco è partire parlando più del meno, non farsi vedere troppo interessati, certo. E poi piano piano si torna sulla macchina. Lei invece come fa, così dottoressa? Così dovrebbe fare la dottoressa. Così dovrebbe fare la dottoressa. Adesso, dottoressa, io e lei dovremmo parlare un po' di più del meno, cosa divertente, poi piano piano mi fa una bella offerta. Bravo. Ci fermiamo qui così. E quindi la dottoressa cavalca, ahimè, questo piccolo tormentone dei numeri da te preferiti. Prima ti avevo offerto 17.000 euro, siamo passati per i 15, anche se non c'è stata l'offerta, ma adesso hai il pacco numero 13. La dottoressa dice, bene, che si può, che si accontenti in caso di 13.000 euro. Rifiuto e vado avanti. Secca, così. Secca. Tre pacchi, vero? Sempre tre per ora, se la dottoressa non cambia quota, sempre tre ne tiriamo. Pensaci con calma. Il 9, Antonietta, Abruzzo. Antonietta, l'avvocato Pace, ci dia un po' di pace in questa serata tormentata da affari tuoi, avvocato. Ci serve un blu, un blu, un blu, un blu, un blu! La Carosiello! Da, 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 da. Uè. Arianna, Basilicata, il 20. Allora, adesso la Arianna. La Basilicata. Neanche il tempo di festeggiare la Carosiello con un Carosiello. Beh. E abbiamo scovato, purtroppo, anzitempo i 75.000 euro li abbiamo mandati a nanna troppo presto, prima di Carosiello, invece dopo Carosiello.
bisogna andare a nanna. Allora, siamo ancora in tempo, se vorrai, per invertire la partita, e speriamo anche la tendenza della partita, possiamo giocare per la Iella, i 5 blu diventano 5 pacchi, ognuno del valore di 10.000 euro, in tutto si giocherebbe per 50.000 euro, i 20.000 euro rossi, rosa, andrebbero eliminati. Questa è, come dire, come nel western, è l'ultimo treno per Yuma. Se siamo nei 15 pacchi, quindi è anche numericamente come quantità di pacchi ancora in gioco, e essendoci soltanto il pacco da 20.000 euro, questo è l'ultimo momento in cui lo puoi decidere, te l'ho ricordato per quello. Si invertirebbe la partita, decidi tu se continuare in maniera normale e difendere i 20.000 oppure provare a ribaltare la partita. Realmente io ho sempre detto che la Iella non l'avrei mai giocata. Non lo so perché, proprio la parola stessa mi dà Iella. Però stasera... Sì, adesso anche senza evocarla mi sembra che... Anche che la vogliamo chiamare Sparapacchio, cioè non è stata una serata... Stasera è Iella pura. Sì, no, dico, anche se dici la parola non mi piace, diciamo, non è stata una serata fortunatissima, almeno fino a questo momento. Il nostro è anche un, appunto, uno scherzoso modo per esorcizzare le parole, appunto prevedendo, quando l'abbiamo un po' ideata, prevedendo che un concorrente, tra virgolette, passami il termine, iellato fino a quel momento, facesse di necessità virtù e di iella virtù. Nel caso in cui avessi io i 20, è proprio la serata quella giusta. È quella là che non diciamo il nome, ma è proprio quella là. No, ti dico, al di là di tutto. Aspetta, ti dico adesso, hai fatto un'ipotesi che giustamente non è campata per aria. In una serata così storta, ecco, così storta. Non io l'ho storta. Sì. Potrebbe succedere, il finale della partita sarebbe il seguente. Stiamo ipotizzando, sì. Qui dentro ci sono i 20.000 euro, rimane un altro blu, la dottoressa lì sarà libera o di offrirti una cifra economica o di dirti cambio, e lì potresti, all'ultimo, proprio l'ultimissimo vagone dell'ultimo treno per Yuma, come nel western, potresti beccare 10.000 euro e vincerli. Stiamo parlando dell'ipotesi di convertire la partita, al contrario di invertire il senso della partita. Così... Appunto, tu dici no, mi sento che i 20.000 ce li ho io, andiamo avanti con i blu, li difendiamo fino alla fine, oppure senti di che la serata all'improvviso non è più storta, ma... Flavio, al di là di tutto, sì. Io mi ritengo una persona estremamente fortunata nella vita, per quello che ho, per la mia famiglia, e quindi... Io non ho, mai, ho detto che non avrei mai giocato la Iella, visto ma che sono così, per il suono della parola. Sì, visto che sono fuori di testa, gioco la Iella. Gioco la Iella. Ah, certo, dici libera anche di contraddirti. Va bene. Va bene. Allora, intanto il tabellone si inverte fisicamente, insomma, intanto, come dire, esteticamente andiamo a presentare questa seconda parte della partita, perdonami le parole che vanno un po' a incocciare tra di loro. I 20.000 non valgono più niente, il rosso passa a sinistra, deve essere trovato, i 50.000 euro, ogni pacco blu diventa del valore di 10.000 euro, questa è la cifra da difendere, possibilmente da vincere. Cacciando fuori da qua, non fuori di testa, cacciando fuori da qui pure un po' la Iella e la serata storta. Allora aspetta, Marco. Perché qua ogni tiro potrebbe essere quello buono. Stacca senza aprire, stiracchiato. Come va? Tutto bene? Pensa se sei tu l'artefice di questa meravigliosa serata. Speriamo. Speriamo. Apri, va.
finito, quindi cominciamo a salutare i primi 10.000 euro. Spezziamo anche questa catena un po' rognosa. Salutiamo la nuova arrivata, vediamo se magari ci porta bene. Buonasera Maria, si presenti dalla Sardegna. Buonasera a tutti, sono Maria Secchi, vengo da Ploaghe, in provincia di Sassari. Ben arrivata, una grazie. Serata non lietissima, però... Vado a sentire la dottoressa. Dottoressa, che mi dice? Sghignazzi. No, Coppachito non si balla, non si fa niente. Stasera è serata difficilissima. Stiamo difendendo questi 40.000 euro sul tabellone. Sì. Se vuole la dottoressa il partito lo possiamo ballare. Se vuole la dottoressa il partito alla fine lo se ballare. Vinci balliamo. Adesso okay. Sì. Sì, lo so, sto cercando di tenere viva la partita insieme a Lorella. Brutta gufa telefonica, dica. Ma non si vergogna a fare questo offerto? Mai, lo so, questo è il suo bello. L'offerta è la più bassa della serata, non potrebbe essere altrimenti. Stiamo facendo un danno appresso all'altro. O tre tiri. O 5.000 euro. Scusami, Flavio. E fuori di testa pure tutto. No, ma tu puoi ridere, almeno facci allegre e ce l'aiuta, hai visto mai? Che sotto al cielo di affari tuoi all'improvviso si tinga una serata più lieta. Voglio dire. Pensaci con calma. Allora, il 18, l'Emilia Romagna, Carmelo. Hai già rifiutato? Sì. Aspetta, sì. Carmelo, stacca senza. Aspetta, fermi. Che sta succedendo? Ecco, questo è un portafortuna? Me l'ha regalato Giorgia. Anzi, no, mi ha detto mamma. Sì. Te lo do perché così ti porta fortuna. Perfetto. Ma poi me lo devi restituire. Sì, ma riportaglielo. Anzi, no, perdilo, perché è tua figlia. Allora, qua ogni tiro potrebbe essere quello giusto. Pronti a ballare Paquito, la musica che arriverà, dovesse saltare fuori dal pacco di Carmelo, nella fattispecie 20.000 euro. Si fa festa? Che carosiello triste stasera, che carosiello sottotono. Allora, 30.000 euro ancora li potremo vincere se troviamo i 20.000 rossi che non valgono niente, perché stiamo giocando non per la parola che non vuole sentire la carosiella, stiamo giocando al contrario per 11, la Sardegna, Maria, la nuova arrivata, forza. Hai visto mai? Bella Maria, che ci porti dalla Sardegna? I 20.000 euro! Allora, festeggiano. Notaio, dobbiamo aprire le altre scatole per la regolarità. Andiamo. Posso grazie. Dirvi però una cosa, ragazzi, la dico ai maschi. Io che ho fatto il militare, ci avete la sindrome del militare in libera uscita. Ci avete delle donne di una bellezza che non vi ricapita più, va mucchiate tra di voi come dei lemuri. Come i lemuri di Madagascar, ma venite a ballare qua davanti che ragazzi stanno lì a fare la capannina. Per favore, apriamo, controlliamo per la serenità del notaio, di noi tutti, della regolarità del gioco. Apre Adriano, l'acquariologo, 5 euro, giustamente, Carmen, momento di grande tensione, i 10 euro, i 50 euro, vince 30.000 euro! Ce l'abbiamo fatta! Abbracciamoci! Sempre se ti vuole, torna a fare i tuoi.